per la sua forte umanità. Quel lunedì mattina dovevo andare a fare la supplente per la prima volta e mi sentii ancora più depressa. Mi avviai lungo la strada sterrata che in paese portava alla scuola. Un percorso doloroso per l'elenco delle paternali abitualmente inflitte dal preside, chiamato dai suoi insegnanti Gengis Khan. E zoppo, dicevano, ed è un prete mancato, per dire che il preside non era riuscito a prendere gli ordini. Arrivai fin troppo presto alla scuola, una vecchia casa colonica presa in affitto dal ministero, con un cortile sul davanti, dove i ragazzini gridavano, s'azzuffavano e giocavano a palletta. Le ragazzine, accroccate come donnette, giocavano con i telefonini. La mia depressione era assordante. Ad un tratto, dal più grande dei ragazzini che si era accorto della mia presenza, partì un urlo selvaggio. «Guardate chi c'è, la supplente!» Fui assediata dai ragazzini fino a quando lo scampanellio della fine della ricreazione non sedò il tumulto e sulla soglia della scuola improvvisata apparve il preside, Gengis Khan. La sua gamba destra, deforme e più corta dell'altra, aveva la parte inferiore incapsulata in uno stivaletto mediante una staffa metallica. L'aspetto del preside non mi parve particolarmente minaccioso. Sembrava eternamente vestito con giacca e cravatta. Mi sembrò un innocuo, noioso, sconsolato ometto sui 60 anni, con gli occhiali comprati in farmacia e una barba non curata. Nel corso dell'anno però, per la sua balbuzie e per la sua forte umanità, mi sembrò tutto tranne un Gengis Khan. Anzi, in quella scuola mi sembrò un rivoluzionario del bene. Perché? Commento. Perché la media evoluzione degli insegnanti di quella scuola non comprendeva l'evoluzione del preside. Se l'avesse compresa, non avrebbe avuto bisogno di crearsi, percepirsi quel preside.